Un'annata cominciata così così con le scorie di quella precedente davvero tribolata e sfortunata. Poi un piccolo infortunio e il ritorno in campo con la maglia della primavera del Milan da assoluto protagonista. Prima la rete al Bologna e poi nella Champions Youth League la doppietta rifilata alla Chelsea e la palma di migliore in campo. Esulta Gabriele Alesi, padre alcamese e madre castellammarese, che ha così matato le sfortunate peripezie che aveva dovuto subire lo scorso anno, infortuni, virus vari e quant'altro. Il 18enne, cresciuto nella scuola calcio ad Elkham contro i Blues, ha preso in mano la squadra e l'ha trascinata verso una netta vittoria, mettendo a segno anche la splendida doppietta. Il Milan, grazie quindi anche ad Alesi, sale in testa alla classifica del girone della Champions League dedicata agli Under 19. Il gioiellino nostrano, fin da piccolissimo, è stato predestinato, una stella che ha brillato in tutti i tornei cui partecipava la Elkham e che quando veniva dato in prestito ai grandi club per partecipare a kermesse giovanili internazionali veniva quasi sempre eletto migliore giocatore della manifestazione. Poi i contratti con la Nike e quindi il trasferimento al Milan. Ragazzo serio, determinato, di grande professionalità, certamente Gabriele non mollerà più la presa per diventare il vero perno del Milan primavera di Ignazio Abate, squadra che in avvio aveva zoppicato ma che adesso sembra avere intrapreso la strada giusta. Ma sentiamo proprio l'ex ad Elkham nel post gara di Milan-Chelsea. Il mister ce l'aveva già detto che sarebbe stata una partita molto complicata per noi, perché sapevamo tutti che dovevamo soffrire. Loro sono una squadra molto forte, noi ci abbiamo dato l'anima e soprattutto ci abbiamo messo il cuore, chi è entrato dopo e chi era in campo sin dal primo minuto. E ci siamo imposti, abbiamo fatto una grandissima partita, una bellissima vittoria. Tutti cerchiamo di dare ognuno il meglio per la squadra, di aiutarci l'uno con l'altro e cercare di vincere tutte le partite che ci aspettano. Ci ritroviamo a giocare con squadre di alto livello e soprattutto l'intensità cambia a differenza del campionato. Qui la palla corre più veloce, gli altri vanno il doppio e noi dobbiamo abituarci e ambientarci e dare il massimo per riuscire ad andare il doppio anche noi e cercare di vincere le partite. Devo dire che comunque noi stiamo andando veramente bene anche in questa competizione ed è una cosa che ci fa merito e ce lo meritiamo.